Bella a tutti ragazzi e benvenuti su canale ragazzi. Oggi ragazzi, un saluto ragazzi. Match day. Juve. Inter. Coppa Italia. Su FIFA 22. Ragazzi. Oggi ragazzi, andiamo a giocare contro la Juventus ragazzi. Per domani, che è 11. Quando sto in questo video è il 9. Quindi ragazzi, per cliccarlo, il 10. Quindi ragazzi, elimino anche il vuoto perché ragazzi, lo devo anche editare e sono le 7 di sera. Sono, quindi. Sono appena tornato dalla campagna, quindi. Ora ragazzi, vedete, ho il cellulare. Ma sì, vi faccio vedere la mia formazione, ragazzi. Vi la faccio anche vedere con in porta, ragazzi. Anche con il modulo 4-4-3-3 con in porta. Andalvic, che forse lo cambierò, ma non è sicuro al 100%. Poi, terzino sinistro, Alexander 95. I due difensori centrali, Bastoni 93, Skriniar 92. Poi, il capitano, Javier Zanetti 90, che comprerò la versione 95, ma quando più in là. Poi, ragazzi. I due CC, Soicinho 95 e Kessié 93 è il trequartista, cioè il COC Milinkovic-Savic 95. L'ala sinistra, Utila Giro con 92. Poi l'ala premio torneo. Bella lo ritiro. Pratica signora, alla destra Mancino, icone della Fiorentina 93, e poi ragazzi, il re Zlatan Ibrahimovic, il re, quindi e basta. Ora andiamo a giocare contro la Juventus, ragazzi. Andiamo nell'evento 2. Grazie alla Juventus che da sfidare. Andiamo nel torneo UCL. Ecco ragazzi, dovete con la Juventus. Ragazzi, attento con questo. Parte entrambi da 40 da solo tempo, ragazzi. Guardate. Sì, andiamo con la prima ragazzi. Io spero che sia facile. Do ragazzoli. Sì, con la telecon. Anche ragazzoli. Con la telecon. Anzi, aspettate. Cioè, 2 secondi. Cioè, 2 secondi ragazzi. Non tanti ragazzi. Mi sa che lo devo fare. Che questo è? Penso che questo qua chiudi. Come voleva fare il nostro, è stata la mia faccia ora. Da prima. Ah, raga. Ecco, raga, fatto ora.
buio, ora. Match che ha ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Non è solo qui. Cerca la distanza. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. L'Inter può giocarla nuovamente. Palla buona per Zlatan. Rete, il primo gol della gara. Ha potuto prendere la mira e ha deciso di piazzarla sulla sinistra, realizzando un grande gol. Morata. Manuel Locatelli. Fanno girare benissimo il pallone. C'era fallo, ma si gioca per il vantaggio. Giusto non interrompere l'azione qui. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. Zlatan Ibrahimovic, che sì. Punta la porta. Ed entra in rete. Gol! Molto bravo nel suo tiro da fuori area, ha dimostrato di avere gran piede, piazzandola in giustezza sulla destra della porta. Dybala, Rabiot. C'è il recupero del pallone. Conclusione da cancellare. Sarà fallo laterale. Recupera palla intercettando bene il pallone. Palla buona per Insigne. Può essere pericoloso. Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Insigne! Possesso palla. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Che gol! Splendida rete! Ne ha preso un altro, questa non è certamente la sua giornata migliore. Ovviamente il ruolo del portiere è delicato, grande responsabilità. Dybala, Manuel Locatelli, Rabiot. Non riescono a tenerla. Intervento perfetto che evita guai. Palla persa. Ce n'è voluto di tempo, finalmente la Goal Line Technology è realtà anche nel nostro campionato. E questo ovviamente, questa è riuscita a pararla. Oggi non sta fornendo la sua migliore prestazione. Pubblico di casa non sembra gradire i 5 minuti, 5 di recupero. Recupero giudicato eccessivo dalla panchina e da una parte del pubblico. Temono forse che la vittoria possa sfumare proprio all'ultimo. Errore della circolazione nerazzurra. C'è il segnale di chiusura, 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Beh ragazzi, questo raga è il primo tempo dei ragazzuoli e ora iniziamo il secondo tempo. Che gioco? Ecco raga, giochiamo.
e Tomuta a Calcarto. Dal piace a me che caghi a fare sul video. Ecco. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Hanno perso palla. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, può andare via da solo. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. De Ligt. Rabiot. Manuel Locatelli. Danilo. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi. Alla buona per Dybala. Occhio, Handanovic salva da pochi passi. Che chance clamorosa. Ha fermato tutto sul più bello. Quadrado. Rabiot. Paolo Dybala. Danilo. Perdono palla. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Alessandro. Rabiot. Paolo Dybala, palla che torna in possesso. Attenzione, tutto solo. Buona la potenza, decisamente meno la mira. Conclusione che non ha impensierito il portiere. Ha accompagnato il pallone fuori con lo sguardo, non la scelta migliore. Col senno di poi. Dybala. Morata. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Jorginho. Che sì. Ibra. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Milinkovic-Savic. Bravo Szczęsny, senza problemi. All. Spesso Stefano si parla di crisi, di famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Insomma, come si concilia tutto questo con il lusso, con gli stipendi a volte miliardari dei calciatori, senza ovviamente voler fare demagogia, ci mancherebbe. I calciatori, una parte almeno, guadagnano tanto, è vero, è altrettanto vero che molti di loro, i più pagati, diciamo, riescono a muovere un giro d'affari tra merchandising e contratti di sponsorizzazione tale. Palla buona per Zlatan, si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente, fuori gioco. Sì, buono il movimento, però il fuori gioco è giusto. La squadra avversaria riconquista il pallone. Milinkovic-Savic. Ibra. Finisce qui il match. Vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Beh ragazzuoli, il video può finire anche qui perché è già durato troppo. Allora ragazzuoli, ora il tema che scarica si carica e poi ragazzi terminiamo il video. Ok. Beh ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi.
con Inter Verona 7-10. Bella, ragazzoni.